Fare pace col fisco è possibile purché entro domani, martedì 30 aprile, si presenti la domanda per la rottamazione ter disposta dal decreto fiscale dello scorso ottobre e per il saldo e lo stralcio delle mini cartelle introdotti con la manovra. È possibile presentare le domande anche online, ma in tanti hanno deciso di recarsi personalmente agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate, andando ad incrementare le file che già dalle prime ore di questa mattina si sono creati agli sportelli dell'Agenzia Pescarese. Mentre si spera che venga accolta dal governo la richiesta inoltrata dai commercialisti per una proroga di almeno un mese che consenta anche ai ritardatari di inoltrare tutte le domande. Che numero ha, signora? Adesso c'ho il numero 47, ma e a che sono ora è venuta? Alle 7 e un quarto e una signora che è venuta alle 4 e 20 con due fogli bianchi e dava i numeretti per mettere un po' di ordine la mattina qua. Io alle 4 e 20 ho preso il numero 63 per entrare a prendere poi il rispettivo numero per fare le operazioni. Alle 7 questa mattina c'era già tanta gente che è venuta dalle 4. A che ora siete arrivati per fare la fila, prendere il numero? Alle 8 meno 5 io, e c'era già la fila. Sono venuta alle 9, ho preso 54, adesso si trova a 11, sono le 10 e mezza, alle 11, 10 e 35. 144. E 109. Lei? Io ho ancora molto di più, ho il 29, ho il 124. Va molto, molto lento, va. Mediamente è mezz'ora, tre quarti d'ora a persona. Si fa pomeriggio inoltrato sicuramente. Penso che farò notte, metto il letto qua. Vado a casa che ho ben altre cose da fare. E l'attesa che farà? Niente, non lo so, sto veramente aspettando che un amico mi chiama perché forse poi vede via internet se si può fare. Mi ha chiamato adesso, speriamo che si possa fare perché sennò è una tragedia. Quindi non ci ha provato per niente a risolvere la questione tramite internet, online? Ci prova lui perché io non sono molto capace. Arrabbiata per la fila? Sì, sì. Non è possibile che mettono in atto questa cosa, rottamazione, rateizzazione, anche perché l'ufficio delle entrate le manda tutte insieme perché è così e dopo succede queste cose. 200 persone per fare una cosa, ma non si può, dai. Questo è, è un paese incivile, perché quando si fanno queste cose si mettono gli uffici e si mette le persone a lavorare quando si fanno queste cose, perché chi ci rimette è sempre il cittadino. E quel cittadino non è mai tutelato da nessuno. Speriamo che facciano una proroga. Lei ha risolto? No, no. Deve tornarci? Sì.